C'era un rifugiato che cercava una strada e una signora gli si avvicinò. Dice, ma lei cerca qualcosa? Era senza scarpe quel rifugiato. E lui ha detto, io vorrei andare a San Pietro per entrare alla Porta Santa. E la signora pensò, ma non ha scarpe, come andremo camminando, no? E chiama un tassi. Ma quel migrante, quel rifugiato puzzava. E l'autista del tassi quasi non voleva che salisse, ma alla fine l'ha lasciato salire al tassi e la signora accanto a lui. E la signora gli domandò un po' della sua storia di rifugiato e di emigrante. Nel percorso del viaggio 10 minuti fino ad arrivare qui, quest'uomo raccontò sua storia di dolore, di guerra, di fame e perché aveva fuggito dalla sua patria per migrare qui. Quando sono arrivati, la signora apre la borsa per pagare il tassista. E il tassista, l'uomo, l'autista, che all'inizio non voleva che questo migrante salisse perché puzzava, le ha detto alla signora, no signora, sono io che devo pagare lei, perché lei mi ha fatto sentire una storia che mi ha cambiato il cuore. Questa signora sapeva cosa era il dolore di un migrante, perché aveva il sangue armeno e sapeva la sofferenza del suo popolo pure. Quando noi facciamo una cosa del genere, all'inizio ci rifiutiamo perché ci dà un po' di incomodità, ma puzza. Ma alla fine la storia ci profuma l'anima e ci fa cambiare. Pensate a questa storia e pensate cosa possiamo fare per i rifugiati.